Allora, il mio esordio avvenne nel ottobre 2003, avevo 18 anni. E era una partita di Coppa Italia, giocavamo in casa con il Palermo e mi venne detto dall'allenatore proprio il giorno prima, allora non andammo in ritiro, mi ha detto: Marco, guarda, sei convocato per la partita di Coppa Italia, mi ricordo, c'era qualcuno di ammalato, qualcuno di squalificato. Già lì, quando ti dicono per l'esordio, ti viene l'istinto di chiamare amici, familiari, parenti per dirgli questa cosa. E successe che perdemmo 3-2 in casa, mancavano 10 minuti alla fine. Quando vai in panchina sei agitato, gli ultimi 10 minuti ti scarico, dici tanto non entro più. A 5 minuti alla fine mi stai fa scaldati velocemente. Mi sono scaldato penso in 20-25 secondi, mi sono spogliato, ero pronto davanti al quarto uomo. Sono entrato, penso che sono stati 5 minuti più faticosi da quando giochi a calcio, perché davvero poi la sera di pensarci a letto mi sembra di aver giocato 6 partite insieme, invece erano solo 5 minuti, però è stato emozionante, perché tu passi tanto tempo della tua giovinezza a sognare quel momento, a viverlo, a immaginarlo in tutti i modi possibili. Poi quando viene sei emozionato, tant'è che ho ancora via una zolletta di erba che mi era restata sotto le scarpe, che quella la conservo sempre come ricordo. No, non è il mio, è più un ricordo. Poi personalmente diritti scaramantici non ne ho, anche se nel calcio di scaramanzia ce n'è tanta, perché trovavo nel tempo abbiamo trovato allenatori che addirittura se mangiavi in una sala da pranzo e perdevi, la partita dopo ti facevano cambiare sala da pranzo, quindi nel calcio c'è scaramanzia. Magari capita a volte di compiere gli stessi gesti, ascoltare le stesse canzoni prima di una partita, non tanto per scaramanzia, ma perché mentalmente ti prepari, è un po' una preparazione a quello che è la partita. Guarda, non c'è una canzone in particolare, non c'è un tipo di musica. Sono cresciuto con i miei genitori che mi facevano ascoltare i cantautori italiani, quindi principalmente musica italiana, musica di cui capisco le parole, riesco a dare un significato e quindi mi trasmette emozioni. Però ecco, sono chiaramente aperto a tutti i tipi di musica, però se devo scegliere preferisco la musica di casa nostra. È un traguardo importante. Non l'ho mai visto come un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché comunque diventare la bandiera, indossare la fascia di capitano, non è il dire che sono arrivato lì, posso sedermi, è molto, molto di più. Per me essere capitano, oltre a essere bandiera di una città, è comunque sentirmi la responsabilità di tanti altri miei compagni, sentirmi la responsabilità anche di quello che è la città, la gente che ti vede, i ragazzi che cercano di prendere esempio da te, da quello che vedono. Quindi è motivo di orgoglio, però è motivo anche di grande responsabilità. Sì, e dopo anche Davide Possanzini, che è stato qua capitano per tanti anni. Sono stati tutti esempi positivi, esempi che a loro modo hanno, oltre a portare questa fascia, erano uomini fuori dal campo e poi grandi calciatori in campo, quindi ho un'eredità pesante alle spalle. Mi piace tanto viaggiare, purtroppo quando viaggiamo con la squadra viaggi negli hotel e nelle zone industriali della città, quindi vedi poco, però sì, quando hai momenti liberi è bello viaggiare, è bello staccarmi, mi piace conoscere nuovi posti, vedere anche realtà e culture diverse. Il nostro lavoro ci dà la possibilità chiaramente economica di viaggiare più di altre persone e questa è una fortuna. Abbiamo magari un po' meno tempo per gli allenamenti, per tutte le cose, però è una fortuna che abbiamo, mi sembra giusto sfruttarla. Sono stato 2 anni fa a New York e per un ragazzo come me che viene da un paesino qua vicino sul lago di Garda di 9.000 anime, il primo momento che sono arrivato a New York, dove sono capitato? Disorientato dal caos, dal movimento, da talmente tanta gente che c'è. Poi dopo un paio di giorni ti
ti abitui alla frenesia, ti abitui a quello che è il loro modo di vivere, e ogni tanto credo mi manca davvero. Me la stai buffando? No, io spero di giocare il più possibile qua a Brescia e negli anni, perché quando hai dentro la passione, la voglia, il divertimento, il piacere di stare con i compagni, penso poi siano i motori fondamentali di questo lavoro, tra virgolette. Quando smetterò, non ho mai pensato a cosa andrò a fare. Non amo molto fare l'allenatore, non ci penso in quell'ottica. Mi piacerebbe fare qualcos'altro per vedere se sono capace anche di fare qualcos'altro. Mi piacerebbe rimettermi in discussione in altro. Ciao, sono Marco Zambelli, un saluto a tutti i fan di Bet Club, mi raccomando, seguiteci.